Per quali valori di K l'espressione 4K-6 tutto fratto 3K può rappresentare l'eccentricità di un'iperbole? Qui basta ricordarsi il concetto di eccentricità. L'eccentricità come deve essere? Strettamente maggiore di 1 in un'iperbole. Ci parliamo di iperbole, perché altrimenti se fosse un'iperbole con i fuochi sull'asse X avremmo che l'eccentricità è il rapporto tra C, semidistanza focale, e A, semiasse trasverso. Se fosse un'iperbole con fuochi su Y, l'eccentricità sarebbe il rapporto tra C, semidistanza focale, e B, in quel caso, semiasse trasverso. Ma non è questo il caso, ci parlano di iperbole qua parla. E l'eccentricità dell'iperbole deve essere maggiore di 1, quindi deve risultare che 4K-6 diviso 3K sia strettamente maggiore di 1. Si tratta di risolvere questa equazione fatta portando l'1 a sinistra e facendo poi successivamente un minimo comune multiplo, si ottiene questo tipo di equazione fatta. Qua abbiamo il meno 1, minimo comune multiplo, quindi 3K sotto, viene un 4K meno 3K meno 6 maggiore di 0. E quindi questo significa risolvere in pratica. Allora, 4K meno 3K è un K, K meno 6 tutto fratto 3K maggiore di 0. Prima di iniziare permettetemi di moltiplicare per 3 entrambi i membri, così dobbiamo risolvere in pratica, dobbiamo vedere quando K meno 6 diviso K è maggiore di 0. Numeratore maggiore di 0, K ovviamente maggiore di 6. Denominatore maggiore di 0, K maggiore di 0. Ci verrà positiva quella frazione per valori esterni, quindi quando K è minore di 0 oppure K è maggiore di 6. Ma come fa a saperlo? Ma ragazzi, se ne avete fatte tante l'avrete sicuramente capito, perché se andiamo a fare il grafico senni, qui c'è lo 0, qui c'è il 6, K maggiore di 6 tratteggiamo a sinistra e continua a destra, K maggiore di 0 eccola qua, se andiamo a fare il prodotto dei senni ci viene più per K minore di 0 più per K maggiore di 6, per K maggiore di 6 è meno per K compreso fra 0 e 6, cioè quella frazione è negativa sempre per K compreso fra 0 e 6, mentre è positiva quando K è minore di 0 oppure K è maggiore di 6. E quindi possiamo dire che quell'espressione lì, 4K meno 6 su 3K, rappresenta l'eccentricità E di una iperbole nel caso in cui quella quantità là sia maggiore di 1, cioè nel caso in cui K sia minore di 0 oppure K maggiore di 6. Abbiamo risposto facilmente anche a questo facile esercizio. Ciao a tutti.